Ciao, ciao ragazzi, oggi ci occupiamo di queste due belve. Questi due, per recuperarli, mi hanno fatto buttare l'anima. È stato complicatissimo. Ve li presento oggi, questi due sono ovviamente Tocca e Razar, i due personaggi dal film The Secret of the Ooze, per le Tartarughe Ninja, secondo film, serie spettacolare degli anni 90 che molti di noi conosciamo. Eccoli qui, vedete che spettacolo, guardate quanti dettagli che hanno queste due figure. Sono alte all'incirca 18 centimetri e sono leggermente più alte delle Tartarughe Ninja. Sono del prodotto della NECA, tutti noi conosciamo la collezione che ha fatto per le Tartarughe, per le Turtles. E niente, adesso ci andiamo a vedere un po' più nel dettaglio queste due figure, che hanno entrambi i volti modellabili e la bocca si può aprire, possono cambiare espressione, dopo vi faccio vedere più nel dettaglio. Ecco qui gli accessori che fanno parte della confezione. E qua abbiamo lo scudo di Razar, le mani di Tocca, estintore, mazza e questi Danaz, la mazza di legno e altre mani di Razar e la torcia. Eccoli qui, tutti con tutti gli accessori. Iniziamo a vedere più da vicino Tocca, che ha sti pungiglioni dietro che a toccarli fanno quasi male. Eccola qui, vedete, piena di dettagli, piena di caratteristiche particolari. Ha questa bocca che è aperta in questo momento, però come ho detto prima si può aprire e chiudere. Qua abbiamo la parte del guscio della tartaruga e questo è il volto. Guardate, adesso vi faccio vedere che si apre e si chiude la bocca, vedete, cambia totalmente espressione. Andiamo a riaprire, guardate quanti dettagli. E così come anche la parte delle sopra, diciamo, sopra gli occhi, questa parte qui che gli dà questo aspetto più ironico, diciamo, un po' più da burlone, così. Invece questo è un po' più arrabbiato, vedete come cambia parecchio. È veramente fantastica questa cosa che è possibile fare su questa figura. Abbiamo tutta la mobilità delle articolazioni, come un po' su tutte le figure, le braccia si muovono abbastanza bene. È un po' rigido perché comunque sono figure molto piene, cioè queste due figure sono molto piene, molto insomma piene di accessori, vedete, ci sono le gomitiere, ginocchiere, fascette, e quindi insomma non è semplice muoverle e sono un po' rigide, però insomma vedete che comunque si possono modellare poi abbastanza bene a piacimento, così come anche la testa si alza e si abbassa abbastanza, c'è sto collo molto lungo. E questa bocca che si apre per dargli poi le varie pose. A parte dietro uno spettacolo perché ci sono questo guscio con questi pungiglioni, poi abbiamo la parte delle gambe e niente, insomma, che dire, è veramente fatto bene, non c'è nulla da dire su questa figura, è ovviamente una delle migliori della linea. Passiamo adesso a Razar, che anche lui ha moltissimi dettagli, moltissimi accessori sul corpo, ci sono le spalliere, le spalline qui, poi la bocca che si può anche questa aprire e chiudere, questi denti che sono molto dettagliati, vedete? E, insomma, si può girare un po' la testa, però non è così flessibile. Qui gli occhi non si possono, cioè la parte superiore degli occhi non si può rimuovere, c'è questa pettoriera e poi abbiamo insomma vari elementi della figure. Vediamo un attimo meglio l'articolazione, ecco, questa qua per esempio mi è uscita, la risistemiamo subito.
nulla di grave si può capitare, si risistema e si rimette a posto. Eccola qui. Vedevo quindi le mani, vedete quanto sono dettagliate, hanno un doppio colore, un marrone più scuro, uno un po' più chiaro, e degli artigli per poter prendere le armi e questa parte dell'accessorio, insomma, della sua divisa. Vedete, ci sono questi anelli intrecciati alle spalle e niente, anche questa è fatta veramente molto bene, non si può dire nulla. Sono spettacolari questi due figure. Queste tendo a non muoverla troppo perché, come avete visto, insomma, può capitare che venga via qualche pezzo. Qui abbiamo la parte centrale della, come dire, sulla cintura, che anche quella è modellabile. E mettiamola a posto. Vi mostro un po' più da vicino gli accessori. Questo è lo scudo. Diciamo, puntone davanti e gli agganci per le braccia. Questo è lo scudo di Lazar, questa è la mazza di Tocca che un po' fa richiama un po' il metallo, ma insomma è di una gomma, materiale di gomma. Vedete, qui ci sono un po' di dettagli, un po' di graffi. E vediamo poi l'estintore che fa parte del box, degli accessori del box. Poi abbiamo questo contenitore per i donuts, vedete che carino. Si può aprire ovviamente e ci si può poi mettere all'interno i quattro, anzi un bel po' di donuts, ne sono otto in realtà, eccoli qui. Si possono appoggiare all'interno e posarli lì a fianco alle figure. Rende molto carina questo box, questa confezione. Poi abbiamo il singolo donuts con all'interno, vedete come nel film c'è l'ooze, all'interno c'è il fluido che si scopre poi all'interno. Qua abbiamo poi il classico contenitore dell'ooze, il fluido caratteristico del film. E poi vi faccio vedere, insomma, questo è l'arma per Lazar, vedete, c'ha i buchi per poter mettere gli artigli lì al centro, eccola qui. E poi insomma tutto il set di mani, questo è Tocca, mano sinistra per prendere insomma le armi. Abbiamo un'altra mano, questa destra, eccola qui, vedete come sono dettagliate bene. Altra mano sinistra, pugno. E mano destra in pugno, eccola qui, che impugna l'arma. Anche per Lazar stessa cosa, mano destra, vedete, molto ben fatte. Abbiamo un'altra mano destra, sempre per poter reggere le armi. Entrambi hanno 4 e 4 paia di mani. Ecco quest'altra mano sinistra. Ecco qua l'altra mano sinistra che completa poi le quattro per Lazar. Eccoci qua. Adesso ci occupiamo di fare una posa un po' più dinamica, diciamo, per poi metterli in vetrina con le armi. Vi faccio vedere adesso. Usiamo per Lazar questo pezzo di legno. Vediamo se riusciamo a dargli questa, diciamo, forma con il braccio sinistro per reggere l'arma e un po' a modellarlo e gli diamo questo effetto malvagio, eccolo qua, un po' più in azione. Si reggono abbastanza bene, essendo che sono rigide le articolazioni, quindi non c'è troppa difficoltà. Vediamo un po' se riusciamo ad inserire quest'arma. Vediamo se va nelle altre mani, forse. No, in questa non ci sta. Vediamo
neanche in questa, quindi probabilmente dobbiamo usare proprio la sua, quella che c'ha già lì. Ecco qua, andiamo a posizionare un attimo alla buona l'arma. Sempre operazioni un po' da fare con calma, attenzione. Ecco qui la zona dove lui può mettere gli artigli. Ecco qua. Diciamo che gli diamo sta posa così, un po' più dinamica. Passiamo a tocca. Ecco qui abbiamo già inserito l'arma nella mano, vediamo un po' se riusciamo a dargli anche a lui questa sorta di posa con la mazza, diciamo, che gli sfila la testa. Vediamo un po'. Dobbiamo un po' girare queste mani e magari abbassare un po' qui. Vediamo un po' come va. Apriamo un po' la bocca, gliela giriamo, ecco qui. Vedete? È un po' difficile qua sta parte perché insomma l'arma tende ad andare via, però meno male, ecco qui. Lo si posiziona così, lo dobbiamo un po' incurvare perché sennò guarda verso l'alto che sembra un po' mezzo fesso. Allora andiamo a inclinare un po' le gambe, così lo abbassiamo un po'. Vediamo sta posa più da presa, diciamo così, a terra. Ecco, vediamo se riusciamo a farlo reggere in piedi. Eccolo qua. Eccolo qui, i due messi vicino. Diamogli un altro po', un'altra sistemata. Gli giriamo un po' la testa così, un po' buffo. Tocca, c'ha questa espressione un po' così simpatica, come vedete. E giriamo un po' anche la mano, ecco qui. E beh, direi che insomma va abbastanza bene così. Giriamogli un altro pochettino la testa in modo da guardare qui al centro. Eccoli qua. Così adesso li mettiamo un po' lì in posa a girare. Eccoli qua, guardate che spettacolo questi due personaggi di questa linea delle Tartarughe Ninja. Sono veramente fantastici. Io veramente mi sono impegnato molto per recuperarli perché qui in Europa ne arrivano non tutti. E questi due in particolare non li abbiamo qua da noi. Il prezzo vi lascio immaginare che è salito alle stelle e ancora oggi è elevatissimo. Fin quando non la NECA non ne farà una riproduzione, diciamo, farà una ristampa, ecco, di questi due, il prezzo sarà sempre molto elevato. Adesso vi lascio queste belle immagini, li facciamo un po' così girare sulla basetta, vedete? Così si possono vedere bene a 360 gradi e niente, questo è tutto. Vi ringrazio per la visione. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, ciao.